e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Galo Gaming, siamo qua ritornati ancora una volta sulle gare di GTA 5 online. Per fortuna ho trovato una gara abbastanza numerosa dove partecipano tutti quanti, quindi ci sarà un vero bordello. Già partiamo, già si vede nascosto. Oh, bordello. La mia macchina è togliti. Mamma mia, mai visto una gara di 17 concorrenti. Prendiamo un po' di scia e sfrecciamo come il vento. Comunque scusate per ieri che non ho messo un video, ma era che ho festeggiato il carnevale con i miei amici, quindi stavo fuori. Fuori. No, perché sono uscito. Ah, vabbè. Mamma mia. Ah. Già siamo partiti, ma dai, andiamo in prima persona, è molto più swag dentro. In prima persona tutte le rifiniture sono magnifiche dentro. Meglio guarda la strada almeno. Comunque, come al solito, lasciate tanti pollici in su, lasciatemi un commento se volete e iscrivetevi al mio canale per supportarmi. Stiamo recuperando, ragazzi. Cos'era qui? Dai, dai, superami così ti prendo un po' di scia. Bravo. Grazie per la scia, bello. Undicesimo posto. Adesso stiamo guidando con una sportiva classica, non è quelle sportive solite che vi faccio vedere nei miei video, come la mia T20. Questa qui assomiglia più a una Ferrari vecchia, non quella moderna. No, perché esco fuori? Ma devo ricordarmi di togliermi queste gomme, scivolano troppo. Beh, sicuramente non arriverò in prima posizione, ma voglio farvi divertire. Ma basta che vi faccio divertire con i miei video. Stiamo andando a tutto gas e siamo in dodicesima posizione. Ma perché esce? Esplodo. GTA 5 è fatto così. Perché nella realtà non esplode. Al massimo si ammacca la macchina. E riesco, ma va. Mamma mia, quest'auto giuro che mi fa sclerare di brutto. E siamo ancora in dodicesima posizione e non abbiamo ancora fatto nessun risultato. Già uno ha concluso la gara, non so perché. Vorrei proprio sapere quale macchina ha usato per vincere, almeno così nelle prossime con le sportive classi me la prendo pure io. L'unico palo, il palo della luce si rompe, mentre il palo dell'elettricità non si rompe. Mentalità di GTA 5 è veramente una cosa assurda. Devo mettere dei freni più adatti a questa gara. A questa macchina, volevo dire.
ottava. Mi mancano solamente 25 secondi alla fine della gara, spero di farcela, se no sclero di brutto. Do tutta colpa a questa macchina. Dai, tutto a tavoletta, a tavoletta. Vedo il traguardo, 7 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, no, non ce la faccio per un millesimo di secondo. Oh, cazzo di quella tozza. Mi vergogno, è la seconda volta che faccio un video che non arrivo. Beh, al massimo sto guadagnando un po' di soldi. Io ce l'ho ho molti soldi, sono un pro. Facciamo complimenti a questo qui, giuro che è stato bravo, ma non voglio sapere quale macchina ha usato. La casco. Ok, nelle prossime la prendo pure io. Bella a tutti raga e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Galo Gaming, siamo qui ritornati in un'altra gara, non malata. È l'unica che riesco a trovare su GTA 5 online, quelle più numerose. Siamo con le nostre sportive classiche. Questa qui è la mia macchina personalizzata, è stata una delle mie prime auto. Questa gara ci saranno 3 giri. Mamma mia, un'altra macchina che devo mettere col turbo. Mamma mia che bordello, levatevi. Siamo al decimo. Odio prendere la scia. Perché non poteva mettere le super questo. Lost, porca losca. Giuro che in queste gare mi sto veramente sclerando. Superiamo la Phoenix. Settima posizione. Per fortuna sono 3G, vediamo se riesco a recuperare. Cosa succede? Oh mio Dio, è tutto buggato qua. Si rompono da sole, macchine buggate. Qua è spawnata la Phoenix. Un abbandonato. Oh mio Dio. Quinta posizione. Dai, dai, sono ancora 5 giri. Ancora. Beh, riesco a superare, a farmene tutte. Dai, dai. E sbando. Mamma mia. Un altro abbandonato. Dai, se supera questo qua mi prendo un po' di scia. Ma sono un po' troppo veloce io. No, no, bravo. Beh, quando sono entrato la prima volta su GTA 5 online, la mia prima auto è stata questa qui. Poi l'ho dovuta vendere, poi l'ho me lo sono ripresa perché visto che avevo molti garage e volevo un po' di occupare un po' di posti, ho usato queste, l'ho ripresa perché mi piace non la sua caratteristica veloce, non mi piace ho un po' di dislessia, forse perché non ho dormito tanto bene. Volevo dire che mi sono preso questa auto non solamente per la sua velocità, per la sua raffinatura della carrozzeria. Mio Dio, ho impennato. Sono in quinta posizione e ancora nessun miglioramento. Nuovo giro più veloce, un minuto, un record personale di 1 minuto e 27 secondi, 154 millisecondi. Un ottimo record personale, ma vorrei farlo quello mondiale. Dai, almeno superiamo. Guarda, che cosa vuole spingere qui? Macchina rosa, per lo più. Ma che fa questo? E mi butta fuori. Sesto. Ancora. In questa gara
Spero di riuscire ad arrivare il primo, o secondo, o terzo. A me non mi importa, basta che mi faccia piacere questi i miei video. E mi lasciate tanti pollici in su, anche qualche commento, fate anche qualche commento e iscrivetevi al mio canale. Credo che queste macchine non hanno veramente attrazione sul terreno, sull'asfalto. C'era una persona per fortuna. Ma che. Ancora un nuovo giro veloce, record personale. Mamma mia, ancora un altro giro. Dai, dai, supero. Supero. Lo liscio. Checkpoint buggato. Ah, questa volta non riuscirò ad arrivare prima, ma non fa niente. Preferisco più le gare malate, non quelle classiche. Ma ho solamente partecipato a sessioni, a gare in cui nella sessione, alle sessioni, dove ho trovato parecchia gente, quindi me ne approfittavo. Come si chiama? Per fare il video, visto che nei video precedenti c'erano solamente 2 o 3 persone, invece qua ne ho trovate quasi 18. Io queste, per dire la verità raga, io per queste auto l'avrei usato più come si chiama? Su strade sterrate, quelle che stanno nel deserto di Los Santos, al nord della mappa. Sono più strade al centro, non al nord c'è solamente il mare. Altre macchine, ma che fa quello? Mi viene contro, pazzoide. Quinta posizione, ho recuperato una posizione. Beh. E sbando, come al solito. E hanno già concluso in seconda posizione. Già. Mo arriva il terzo, quarto e mo tocca a me il quinto. Ok, e anche noi concludiamo in quinta posizione. Bella prima volta che arrivo in quinta posizione. Raga, benvenuti a questo nuovo video con me su GT5 Online. Siamo tornati su un'altra gara, questa volta GTA, su gare normali. Sono entrato per caso in questa sessione dove ho trovato tutto questo bordello. E già si vede che al primo adesso già chi si schianta. Ecco. E già faccio fuori. No, non ho fatto fuori nessuno. Mamma mia, c'è il caos più totale. Siamo in seconda posizione. Prendiamo le nostre mine. Sono in prima posizione. È già fatto saltare uno. Mettiamo un po' di mine di prossimità. Ecco. Dai, corri, Bati, corri.
vi dico, raga, che queste mi saranno le ultime volte che faccio queste gare molto semplici, perché non riesco a sopportare questo ritmo. No, perché sparo? Ho premuto un pulsante a caso e ho sparato. E mi hanno fatto esplodere. Che prima che eravamo in seconda posizione arriveremo in terza, quarta posizione. Seconda posizione. Beh, niente, niente di... C'è gente che mi vuole invitare al party, ma non posso perché sto registrando. Dai, testa a testa. No, piccolo. Succamelo. Succa. Arrivo in seconda posizione. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate tanti pollicioni in su e mi lasciate anche qualche commento e iscrivetevi al mio canale. E ci vediamo al prossimo.